Scusa, mister, sono pentito. Queste le parole di Allan, riportate dai principali quotidiani quest'oggi per far la pace finalmente con Gattuso e con il resto della squadra. Pace fatta quindi con il centrocampista brasiliano che a questo punto si carica di un rinnovato entusiasmo per riconquistare un posto da titolare. Parleremo di questo chiaramente quest'oggi. Calcio Napoli 24 Live, ben ritrovati in diretta fino alle 14 sul 296 del digitale terrestre, così come attraverso il nostro canale YouTube ufficiale. Calcio Napoli 24, buongiorno ovviamente da Vincenzo Credendino, come sempre, buongiorno anche a Riccardo Catapano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Pace Finalmente fatta. pace fatta, insomma, dammi una mano, complimenti, Io sono dottore. il mister o il Ma sei centrocampista. Llorente ormai, non puoi spacciarti Ormai, anche per il povero centrocampista Fernando, brasiliano. povero Fernando. Pace fatta, bene, però la cosa bella adesso è un'altra. Fatti, non parole, quello che ci Esattamente, aspettiamo. esattamente, Okay. Perché sulla carta è facile dire scusa, mister, adesso però ci aspettiamo un Allan carico e grintoso a prescindere da quello che sarà il suo futuro, che possiamo dirlo, resta tuttora in bilico, Caspita, caspita. Dopo vi daremo insomma degli aggiornamenti. Prima fatemi ringraziare il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia e accoordinamento giornalistico imprescindibile per la realizzazione di questa trasmissione, così come speriamo Allan, e ritorniamo a bomba sull'argomento, possa tornare ad essere un imprescindibile per questo Napoli. Il resoconto dei fatti di ieri è stato più o meno questo. Dopo quella che è stata chiaramente una lite, possiamo dirlo, uscita fuori come no, sui media, chiaramente Gattuso conferma di aver lasciato a casa Allan per la gara contro il Cagliari per il suo scarso impegno. Dopo questo marasma si sono ritrovate sul campo di allenamento non tantissime parole, una stretta di mano, scuse, poi una seduta d'allenamento, 1 ora e 40 circa, nella quale il brasiliano ha già dimostrato di voler invertire la rotta, di voler tornare ad essere il calciatore che era prima. E più o meno, insomma, su tutti i quotidiani di oggi il discorso converge. Cosa andiamo ad aggiungere noi? Una riflessione, un sentore anche rispetto a quelle che possono essere, non lo so, le telefonate che facciamo con ambienti inglesi, per dirne una, chiaramente esiste la possibilità che Allan vada via a fine stagione. Lo stesso Gattuso innanzitutto l'ha detto. Tranquillamente, io mi ripeto ancora una volta rispetto a quanto abbiamo detto ieri. Io non so perché quella frase non sia andata su tutte le prime pagine, perché una cosa è che la diciamo noi, una cosa è che la dica Gattuso. Il fatto impegniamoci adesso, poi a giugno ognuno farà i suoi conti e ognuno magari per la sua strada, è la pietra tombale su quello che era il vecchio Napoli. Con quella frase assistiamo invece a quello che è il nuovo Napoli, il nuovo Napoli che potrebbe anche essere il Napoli di Gattuso. Da questo evidentemente potrebbero dipendere anche i destini di alcuni calciatori. Intanto, per concludere il discorso legato ad Allan, registriamo che l'interesse dell'Everton c'è sempre, anche se ragazzi, benché sia un club di Premier, badate bene che l'Everton non è particolarmente facoltoso, diciamo così, in questo momento. In teoria le finanze ci sono, ma ha bisogno di incassare. Ha concluso l'ultimo mercato, Riccardo, con una perdita importante, oltre 100 milioni di euro tra vendite e acquisti. Quindi l'Everton non ha intenzione di svenarsi. Il punto, probabilmente, e questo l'abbiamo scoperto praticamente ieri pomeriggio in redazione, il punto è il Napoli a quanto vende Haaland. Bella domanda questa. Bella domanda. Sicuramente non ai 60 milioni che chiedeva fino a poco tempo fa, anzi si era spinto anche oltre un anno di questi tempi, se ti ricorderai col PSG. Sicuramente non i 60 milioni chiesti in estate, siamo intorno quindi a una valutazione intorno credo ai 40, anche perché Secondo poi me di rinnovo non sì. se ne parla, eh. Il No. contratto è ancora lunghetto, 2023, ma non se ne parla ovviamente. Ma sai, hai preso Demme, hai preso Lobotka, Chelmas in rampa di lancio, a centrocampo qualcosa cambi con Zielinski, che ovviamente bisognerà vedere il rinnovo, che però il Napoli sta spingendo per far firmare al polacco, per Fabian, lo stesso De Laurentiis, sì, Fabian è ovviamente cercato dalle big di Spagna e non solo, però De Laurentiis non vorrebbe ancora privarsene, se non a fronte di un'offerta importantissima, quando dico importantissima, non meno di 100 milioni, e non so chi in questo momento investe 100 milioni per Fabiano, nonostante il potenziale illimitato, secondo me, del centrocampista ex Betis. Quindi andando ad unire un pochino i puntini, secondo me l'uscita in questo momento più probabile in mediana resta quella di Allan, come dicevi tu, una cifra sicuramente diversa rispetto a quella che erano le richieste del Napoli appena 12 mesi fa, e anzi 6 mesi fa. Secondo me la cifra buona potrebbe essere intorno ai 40 milioni.
per il calciatore, che è già da un po' che secondo me considera terminata quella che è la sua parentesi napoletana, visto anche da quelli che sono stati gli impegni nelle ultime settimane, la reprimenda pubblica di Gattuso. Adesso un Allan che si è scusato, però come ho detto proprio in apertura, fatti e non parole. Adesso starà al campo a vedere quanto effettivamente Allan si sente coinvolto nel progetto da qui a fine anno. Poi in estate, insomma, la situazione potrà cambiare, quelle che sono le possibili acquirenti si faranno avanti con offerte che poi valuterà il Napoli. Io non credo che il Napoli voglia far partire Allan per un'offerta inferiore ai 40 milioni. La base d'asta secondo me è quella, 40 milioni. Poi più o meno vedremo quali saranno Staremo le a vedere. offerte, ma secondo me tra 40 e 50 milioni massimo potrebbe essere il prezzo, ok, il prezzo giusto per la partenza. Esamineremo la situazione del centrocampista brasiliano, così come anche le altre legate ai calciatori azzurri. Si mormora anche di un mancato rinnovo di Meret, si mormora di quello che è chiaramente un addio ormai già annunciato di Kalidou Koulibaly. Andiamo con calma, perché ieri c'è stata la presentazione di un film di Aurelio De Laurentiis, chiaramente a Napoli, assieme a tutta la squadra, ormai una consuetudine. Grazie al contributo di Manuel Guardasole, come di Simone Guadagno, siamo in grado di offrirvi un sunto di quella che è stata la serata di ieri sera. Qualche siparietto simpatico Eh anche, sì, no? sul palco, sì, Sul palco, tra, Koulibaly, esatto, sì, lo con stesso lo stesso presidente. presidente De Laurentiis, e quindi ce lo gustiamo assieme a voi. Mia madre stette male con gli occhi quando ero bambino, la portarono a Potenza e non risorse.
E così la portarono a Napoli, dove guarì. E per me Napoli, da quando sono bambino, è sempre stato un posto dove si veniva a guarire. E poi da grande l'ho frequentata maggiormente, sono venuto col teatro, sono venuto con il cinema e ho sempre avuto un, penso, magari mi sbaglio, un rapporto di reciproca simpatia con questa città che adoro e spero che mi ricambi. Intanto ringraziamo Annalisa Di Paola che come al solito organizza molto bene queste serate. Grazie Annalisa. E tu non devi preparare un pezzo? Ma me l'ho preparato un pezzo. In realtà quando ho accettato, ho accettato. Quando ho implorato Carlo Verdone di fare questo film e lui mi ha concesso questo privilegio di recitare in una sua pellicola, ho pensato a tutto quello che ha fatto nella sua vita, da quando io ero ragazzo e vedevo i suoi film, poi sono diventato attore, ho continuato a guardare i suoi film come un miraggio lontano. Ma è Gattuso. È Gattuso. Lo vuoi far venire qui? Dopo lo facciamo venire qui, dai. Io sono pure. È Rino, dai, dai. Ma che cazzo, vedo Gattuso per la prima volta in carne e ossa. Sei grande. Sinceramente. Amo il calcio e amo i grandi interpreti. No, ti ero preparato perché Rino Gattuso, cazzo, un idolo assoluto, molto più di te. Questo è vero. E dicevo, scusami questa divagazione, e guardavo i suoi film non pensando minimamente di poter arrivare un giorno a poter fare un suo film. Poi negli ultimi anni ho accarezzato l'idea e ci sono riuscito finalmente. E allora l'altro giorno su Wikipedia ho cliccato Carlo Verdone, ho aperto la pagina dove è snocciolata la sua filmografia e l'ho letta. E leggendo la filmografia di Carlo Verdone mi è passata davanti la mia vita, ma tutta la mia vita. E voglio condividere questa emozione con voi, col vostro aiuto, e la scorrerei insieme a voi. Ho bisogno soltanto di un vostro clap. Ti assicuro che... Un sacco bello. Bianco, rosso e verdone. Boro talco. Acqua e sapore. I due carabinieri, troppo forti, io e mia sorella, compagni di scuola, il bambino e il poliziotto, stasera a casa di Alice, maledetto il giorno che ti ho incontrato, al lupo, perdiamoci di vista, viaggi di nozze, sono pazzo di Iris Blonde, Gallo Cedrone, c'era un cinese in coma, ma che colpa abbiamo noi, l'amore eterno finché dura, il mio miglior nemico, grande, grosso e perdone, Violo e Lara, posto in piedi il paradiso, sotto una buona stella, l'abbiamo fatta grossa, benedetta follia, e finalmente si vive una volta sola. E allora adesso un'altra grande stella del cinema, la napoletanissima Anna Foglietta. Buonasera! Anna, la mamma napoletana. Tengo santa napoletana, non solo la mamma. Buonasera a tutti, buonasera Gattuso. Mito assoluto, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Siamo contenti? Si è spento il microfono. Siamo contenti di presentare questo film anche a Napoli perché stiamo riscontrando che Carlo Verdone è l'unica grande certezza che abbiamo. La politica è incerta, la salute è incerta, è tutto incerto. Una certezza, Denim. Carlo Verdone! Grazie Rocco che ci tieni su con queste due, con questi due show. Grazie per questo omaggio. Io tutti quei film, guarda, l'ho fatti col cuore e credo di aver così passato, ho fatto passare un bel decennio
raccontando vizi, dirte, difetti, fragilità, ce l'ho messa tutta. Sono molto felice di questo film e soprattutto sono molto felice di aver avuto un cast come questo. Manca Max Tortora che sta girando a Milano, ma lavorare con Rocco, con Anna, con Max è stato veramente molto esaltante. Sono delle tre attori straordinari e credo che la forza di questo film sia proprio nella recitazione. Credo che è una bella commedia, ben scritta e soprattutto abbiamo avuto un ottimo film. Quindi grazie a voi che mi avete aiutato e grazie anche al mio produttore, è ovvio. Lì c'è tua figlia. C'è mia figlia che adesso la devo chiamare. Grazie a questo bellissimo pubblico, che dirvi, sono molto emozionato e anche molto curioso di sapere come prenderete questa mia ultima opera. Vorrei chiamare anche mia figlia del film, esordiente, Mariana Falace, di Castellammare di Stabia. Grazie per la sorpresa, Mariana. Allora, che altro dire? Che arriverà il giorno in cui dovrò girare un film veramente qua a Napoli, che mi manca Napoli. Sono andato in Puglia, devo fare qualcosa qua in Campania, possibilmente qua. Ci penseremo, Aurelio. Tu sai che noi abbiamo una tradizione che porta fortuna reciprocamente, sia a Napoli che al nostro film. Quello cioè di imitare qui sul palco l'allenatore di turno. Adesso è il momento di Nino Gattuso, che io chiamerei qui per un abbraccio. Con tutti quanti voi per rappresentare la città di Napoli. Che devi fare, Rino? Sei ancora una treta. Ragazzi, campione del mondo, cioè, voglio dire. Mi raccomando, campione del mondo. Io l'ho abbracciato una sera al Circo Massimo, io mi ricordo che ti ho detto sei un grande, ci siamo abbracciati veramente con molto affetto. Bene, un saluto ai giocatori del Napoli. Se dovessi far venire qui per la fotografia. Sì, 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 dai. Dai, dai. Gli va. Allora, giocatori del Napoli, venite qua, portate fortuna sempre. Sì. Grazie. Aspettavo questo momento. Si può dire che ho fatto il film per Carlo. Vabbè. Giulia, mi dai il telefono che devo fare una foto col mister. Venga pure io. Scusa Rino, a me c'ho una cosa. Costa. Questo ci aiuterà a riguadagnare il terreno perduto. Ciao. Adoro questo momento. Come la vuoi sta foto? E come la voglio? Tutti quanti un po' messi. Guarda, allora vediamo voi che ha fatto un salto prima. Venite più vicini, così almeno facciamo la prima, la seconda e la terza fila. Ci dobbiamo mettere giù, e chi se ne prende? Rocco dov'è? Guarda con che belle donne io sto, manca mia moglie, dove è mia moglie? Giacchini! Porco Dio! Ti sei infissata! A me del cinema non me ne frega niente! Dai, vieni qua! Ma ci entriamo tutti? Sì. Giulia, parla bene. Però un attimo solo perché... Presidente, aspetta, mi sposto qui. Ecco, Presidente, sei spostato. Ma basso, dai. Vai.
sembra che sono successo. Grazie. Grazie. Buona visione. E abbiamo avuto un momento, no, di quella che è anche la vita di squadra. Ti è sembrata una squadra, come dire, sfilacciata? Ti è sembrata un ambiente poco sereno? Vabbè, in questo... Che ghigni, no, che ghigni. Vabbè, ma in queste occasioni non si vede da questo l'ambiente poco sereno e altro, no? Mi è sembrata una stare, squadra... Ogni tanto anche in pubblico sono arrivate le manifestazioni in casa Napoli. Allora, se quello più corrucciato è Gattuso, sono contento, perché vuol dire che tutti devono essere sul pezzo, la corda è bella tesa ancora, bisogna lavorare, come ha detto lui, pedalare. In questo momento l'uomo al comando è lui, è stato chiamato il sergente di ferro o altro... Quindi a me interessa vedere quello che è lo sguardo di Gattuso in questo momento, più dei calciatori, perché i calciatori stanno capendo mano a mano che in questo momento il timone è ben saldo nelle mani proprio dell'allenatore partenopeo. Per il resto, insomma, una serata di, chiamiamola così, di relax gioviale per i partenopei, ci può tranquillamente stare. Si è rivisto finalmente il presidente De Laurentiis più che altro, però non mi è sembrato così tanto convinto, insomma, di voler rilasciare dichiarazioni sul Napoli. Abbiamo visto l'abbraccio con Insigne, il buffetto simpatico, ma neanche tanto, a Kalidou Koulibaly. Quindi sì, proviamo a leggere tra le righe di questa serata, ma secondo me non è che ci dobbiamo soffermare poi così tanto. In questo momento l'unica cosa su cui soffermarci è l'allenamento settimanale del Napoli e poi come gli azzurri entrano in campo nelle partite. E allora, a proposito di Gattuso, molto interessante questo passaggio che leggiamo su calcionapoli24.it, tratto da Repubblica, a proposito di quello che è il destino del tecnico, o meglio del duplice destino, quello del Napoli e quello appunto dell'allenatore calabrese. Entrambi sostanzialmente, sostiene Repubblica, hanno un diritto di liberarsi unilateralmente senza eccessivi patemi. L'avevamo detto per quanto riguarda il Napoli. Per quanto riguarda Gattuso, andrei ad approfondire, eccola qua, insomma, anche Gattuso, leggiamo su calcionapoli24.it, si sente in una botte di ferro, visto che a sua volta si è riservato il diritto di liberarsi in maniera unilaterale dal Napoli, anche se non potrà aspettare la fine del campionato e nel caso dovrà comunicare con un po' più di anticipo la sua decisione di andare via a De Laurentiis. Ma l'allenatore sa di avere il coltello dalla parte del manico, secondo Repubblica. Approfondiremo anche questa questione nel corso di Calcio Napoli 24 Live fino alle 14. Restate in diretta con noi. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Volevano un po' di riposo quelli dei calciatori del Napoli. Gattuso ha giustamente sostenuto che non è ancora il momento di adagiarsi su quella che è stata comunque una vittoria importante, l'ultima in campionato contro il Cagliari. Bensì c'è ancora da pedalare. Venerdì sera c'è il Brescia, primo anticipo della 25esima se non vado errato, giornata di Serie A. Il Napoli appunto gioca questo anticipo contro una squadra non particolarmente, come dire, serena. Anche lo stesso Brescia non sta vivendo un momento particolarmente esaltante, cambiato spesso allenatore. Diego Lopez è uno di quegli allenatori sanguigni, no? come si suol dire, che danno subito una certa personalità alla squadra. Si registra ancora l'infortunio di Tonali, non sappiamo se dovrebbe recuperare, potrà recuperare, sì, arrivano notizie positive. Dovrebbe recuperare, sì. Mala suerte, ad ogni modo. Per il Napoli non dovrebbe essere il peggiore dell'avversario, ma occhio a sottovalutarlo, visto che il Napoli, abbiamo visto che quando poi non affronta con il piglio giusto gli impegni, tende a commettere dei passi falsi. Sì, è così, lo abbiamo visto, ma lo sa lo stesso Gattuso, che non vuole rivedere gli stessi errori fatti ad esempio con il Lecce, sottovalutare l'avversario. Il Napoli dovrà scendere in campo come se di fronte ci fosse di nuovo la Lazio, se ci fosse la Juve, se ci fosse l'Inter, lo stesso Cagliari. Il Napoli deve fare la sua partita, ormai ha intrapreso una certa tipologia di percorso insieme a Rino Gattuso, anche dal punto dell'evoluzione tattica, e dunque l'anticipo di Brescia sarà l'ennesimo banco di prova per dare continuità di risultati e per arrivare poi alla big match con il Barcellona, non dico con il vento in poppa, ma con ritrovato e rinnovato entusiasmo anche dal punto di vista della classifica. Ricordiamo, il Napoli in questo momento è a meno 2 punti dal sesto posto, a meno 6 punti dal ecco quinto. Stiamo inquadrando in questo momento al nostro touch screen, Emanuele Bernardo ci segue prontamente. Una Juventus a 57 punti, quindi il distacco è siderale, sì, quest'anno. Da aggiornare giusto il Milan, che in realtà è a 35 insieme a Verona e Parma. Il Napoli questo momento è nono in classifica. Però il distacco dal sesto posto resta uguale, sempre 35. Napoli ampiamente in corsa per l'Europa League, anche perché la Roma la devi ancora affrontare, tra l'altro. Però per i preliminari, dici tu. O proprio per il quinto. No, il quinto posto ti permette di andare portata direttamente. Sì, 6 punti con lo scontro diretto ancora a giocare abbondantemente alla portata. L'Atalanta invece è bella che è andata, vero? No, la Champions non ci arrivi, sono 12 punti, insomma. Oddio, serve un suicidio. Nel calcio mai dire mai, ma in questo momento e questa Atalanta non sembra suicidarsi. Bisognerebbe veramente vedere un crollo verticale da parte dell'Atalanta e una risalita del Napoli, ma non credo, anche perché l'Atalanta comunque in questo momento è una squadra in fiducia, non dà segni di crisi o di cadute. Giocherà tra l'altro l'ottavo di finale contro il Valencia di Champions League, dove secondo me tranquillamente favorita in questo momento l'Atalanta. Quindi, ma poi il Napoli in questo momento farebbe anche male a guardare il quarto posto. Il Napoli in questo momento deve concentrarsi su quelli che sono gli obiettivi alla portata, vale a dire acquisire la finale di Coppa Italia, fare bella figura con il Barcellona e ovviamente portarsi a ridosso del quinto posto in campionato. Guardare troppo in là rispetto al tuo naso può essere controproducente, l'abbiamo visto con Lecce, dopo la vittoria contro la Juventus già si parlava rincorso a quarto posto, rinnovo Gattuso, si è visto insomma questa squadra mentalmente deve andare step by step. E allora parliamo dell'attualità, ma anche chiaramente di quello che è stato con Fabiano Santacroce. Grazie mille Fabiano per essere oggi qui con noi. Ciao, grazie a tutti. E allora, guardiamo appunto, dicevamo, all'attualità, guardiamo semplicemente alla classifica. Fabiano, chiedevo a Riccardo al mio fianco poc'anzi, l'Atalanta è a 12 punti, la Champions League quindi a 12 punti, in questo momento, il 18 di febbraio, è una distanza siderale, il Napoli non può più colmarla davvero, secondo te? Ma guarda, non può colmarla, no. Cioè, tutto è possibile, però è sicuramente difficilissimo, anche perché l'Atalanta non perde un colpo, cioè una squadra veramente forte quest'anno. Bisogna riuscire a fare l'impossibile, sarà dura. Decisamente più, come dire, abbordabile il traguardo Europa League assieme ad una Coppa Italia disputata in un certo modo, darebbe comunque una sorta di positività alla stagione del Napoli. Però
chiaramente questa squadra ha dimostrato di essere ancora troppo altalenante. Gattuso continua a dire io non mi fido e sembra quasi voler punzecchiare i propri calciatori dicendo una cosa brutta, no? In teoria ai propri calciatori il mister dice io non mi fido di voi, è quasi un modo per spronarli, no? L'avesse detto a te un allenatore come l'avresti presa e soprattutto poi come ti sei spiegato anche questo eccessivo altalenarsi dei risultati del Napoli, bravissimo contro le big, evidentemente tendente a degli scivoloni contro squadre sulla carta meno attrezzate. No, ma è una cosa giusta anche quello che ha detto, quello che sta facendo Gattuso, perché comunque quando si gioca contro le grandi squadre si vede un certo tipo di Napoli e quando magari giochi contro delle squadre che dovrebbero essere più alla portata invece ne ritrovi un altro, quindi fa bene a dire che non si fida e serve fiducia che viene solamente con i punti. Ora i punti stanno arrivando e speriamo che i ragazzi continuino su quest'onda, su questa direzione. Va bene, mi sposto su quello che finalmente può essere una nota lieta del Napoli nelle ultime due partite, vale a dire la ritrovata sinergia difensiva, due clean sheet sia contro l'Inter che contro il Cagliari, ma soprattutto un Kostas Manolas che, in assenza in questo momento ancora di Kalidou Koulibaly non al meglio, si è preso il compito di diventare nuovo leader della retroguardia partenopea. Come giudichi queste ultime uscite proprio del centrale ex Roma? No, a me piace molto come giocatore, è molto grintoso, sicuramente quello che piace anche a Gattuso. Sicuramente magari ogni tanto ne combina qualcuna con la palla tra i piedi, lì deve ancora limare, però è attento e soprattutto c'ha la grinta che serve adesso in questo momento, quindi speriamo che rientri presto comunque Koulibaly, che rientrino tutti, che siano tutti a disposizione, anche perché uno dei problemi che abbiamo avuto quest'anno è non avere tutta una rosa a completa disposizione, molte volte c'erano troppi infortunati. Fabiano, forse il punto è proprio anche capire cosa sta succedendo, no? A Kalidou Koulibaly nella tua carriera. Ti è capitato di avere dei periodi nei quali evidentemente non riuscivi a rendere come pensavi, no? di poter fare, e in quei momenti cosa pensa un calciatore? Chiaramente Kalidou Koulibaly in questo momento è sulla, come dire, sotto i riflettori, è uno dei più famosi, uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Da ex calciatore ti chiedo insomma quanto... Ecco, cosa si prova in questi momenti e come ti sei spiegato poi da osservatore in questo momento quello che sta succedendo? Guarda, probabilmente è stato un po' segnato anche dal calciomercato, purtroppo sono girate tante voci e nulla, mentalmente poi col momento di difficoltà sono giocatori che si sono un po' persi, nonostante la qualità che abbiano sia imprescindibile, però non riescono ad esprimere magari il valore reale. Questa è la stessa cosa che è successa un po' ad Allan. Se si vede l'Allan di un anno fa e vedi quello di adesso, dici ma che è successo? Purtroppo nel gioco del calcio è un gioco dove sì, serve saper correre, serve saper essere tecnico, ma la cosa più importante è la testa. E loro probabilmente ora si devono rimettere in carreggiata con quella. Dici che il discorso tattico in questo Napoli lascia il tempo che trova, lascia spazio innanzitutto al discorso motivazionale, perché poi spesso e volentieri quando leggiamo, no, che questo Napoli trova le motivazioni contro le grandi, invece contro le piccole va incontro a dei cali di tensione, penso anche contemporaneamente che magari le grandi attaccano, tra virgolette, no? Non rinunciano a fare la partita, quindi prestano inevitabilmente il fianco, invece le cosiddette medio-piccole stanno un po' più abbottonate e per una squadra come il Napoli, magari ancora alla ricerca di una propria identità, non è mai facile andare a scardinare quello che spesso e volentieri si presenta come un fortino. Assolutamente, ma già era difficile prima,
forse io esatto. anche negli anni successivi, quando le cose andavano bene, quando giocavi anche, non so, che c'era Sarri, quando giocavi le partite contro le grandi squadre, io quasi la partita neanche la guardavo, perché mi dicevo di sicuro fanno bene. Poi magari quando giocavano contro le squadre piccole trovavano sempre tantissime difficoltà. E quindi è stata una cosa che abbiamo sempre avuto, ed è anche magari la differenza che hanno squadre come la Juve, che comunque sia la partita contro la piccola te la vincono qua 99 delle volte su 100 te la vincono con quell'1-0, e noi magari abbia lasciato negli anni parecchi pareggi. Alla luce di questo discorso, Fabiano, avendo anche tu vestito, no, la maglia del Brescia, dopo vorrei chiederti anche, no, un ricordo di quegli anni. In questo momento che squadra rappresenta le rondini di De Colovez? Che impegno rappresenta? È una squadra pericolosa, l'ho guardata un po' il campionato, comunque son veloci, corrono, è una squadra giovane. Bisogna stare attenti, bisogna impostare da subito la partita in un certo modo, bisogna stare molto collegati con la testa. Quindi c'è da stare attenti. A proposito quindi di quegli anni, del passaggio da Brescia a Napoli, qual è la sensazione che ti viene in mente? Cosa provi se ripensi a quegli anni? No, è sempre felicità. Sono stato bene a Brescia, sono stato ancora meglio a Napoli, dove poi mi sono fermato anche a vivere, quindi sicuramente sono solo ricordi positivi. Cioè, magari nel passaggio faceva un po' più caldo a Napoli, sul tempo. Cioè, tipo, raccontaci, adesso che è passato un po' di tempo, no? come avvenne proprio quel trasferimento, no? Quando durò il corteggiamento, chi ti venne a dire, vai al Napoli? No, non c'è stato corteggiamento praticamente, Io non sapevo nulla di nulla, e sono venuti a chiamarmi mentre stavo in palestra ad allenarmi a Brescia, è venuto il team manager, mi ha detto: guarda, devi fare le valigie che sei stato venduto al Napoli, devi andare a firmare. E io così dal nulla ho salutato tutti i ragazzi, ho preso le scarpe, sono andato a casa, ho fatto le valigie e sono andato. Insomma, giustamente, come dire, lo stesso team manager ha pensato che tu non avessi particolari remore, ecco, a trasferirti a Napoli. sicuramente. Se sbaglio arrivò con Daniele Mannini insieme. Sì. Mannini, io con Mannini, poi Marek era già venuto tre mesi prima. Precedentemente. Va bene, grazie mille Fabiano, un piacere poter parlare con te. Grazie, un saluto a tutti. Ciao Fabiano. Buona giornata e un saluto a Fabiano Santacroce, doppio ex della sfida tra Napoli e Brescia. Leggiamo qualche messaggio adesso. Si parla di Belotti sulla chat YouTube di Calcio Napoli 24. Belotti, ecco, inquadrato come evidentemente un prossimo attaccante. Riccardo, lo so che stai captando quelle che sono le sensazioni da Castelvolturno in attesa del report, Belotti. Però vorrei sapere la tua opinione sul Galo Belotti qui a Napoli. Mi farebbe impazzire. Ho puntato al fantacalcio quest'anno, nerissima. No, a parte tutto, sì, è un buon attaccante, un ottimo attaccante, sta pagando una stagione negativa per tutto il Torino. Insomma, anche ieri ho visto Milan-Torino, e il Toro in questo momento è tutto purché una squadra, è in grossissima difficoltà, e Belotti da solo non può in maniera più assoluta riuscire a portare fuori dalla crisi questo Toro. Secondo me Belotti, credo che in estate potrebbe chiedere la cessione al Torino, potrebbe essere anche un'ottima occasione di mercato, vista la non esaltante stagione dei Granata, quindi lo stesso Cairo potrebbe anche rivedere un pochino più verso il basso quelle che sono le proprie richieste. Belotti Petagna sarebbe l'anno prossimo, con Mertens via Milik. Non so se lo... Te lo farei in questo momento, devo dirla la verità, nonostante Belotti mi piace molto, anche se quest'anno, caro Gallo, qualche gol in più magari. C'è qualcuno che scrive Scatuzz nello specifico. Il grande Scatuzz. Grandissimo fan di Calcio Napoli 24 Live. Boga e Belotti sono già fuori portata per un Napoli senza Champions. Sai, Scatuzz, che non sono d'accordo? Perché non sei d'accordo? È perché per entrambi in realtà rappresenta sicuramente un passo in avanti, anche senza la Champions. Poi magari su Boga c'è una grande concorrenza, e allora posso capire che qualora ci andassero squadre come la stessa Juventus, l'Inter,
perché no, la stessa Lazio, e allora potrei pensare, perfetto, insomma magari Boga punta alla Champions, punta al presente. Però in caso contrario, qualora chiaramente non arrivasse qualcuno dall'estero, credo che il Napoli sarebbe comunque una destinazione molto gradita al calciatore, e diciamo credo, perché abbiamo sentito anche molto spesso, no, lo stesso agente qui a questi microfoni, non è per nulla, come dire, non ci è sembrato insoddisfatto da quella che sarebbe l'ipotesi napoletana. Anche perché troverebbe comunque spazio, tu devi considerare anche questo con la Juventus, è ovvio che troverebbe uno spazio anche con l'Inter, soprattutto nel modulo di Conte, secondo me penalizzerebbe un po', in particolar modo Boga, e il Napoli, ragazzi, è vero che sta facendo una stagione sotto le aspettative, ok, ci siamo, però fino all'anno scorso il Napoli era la contender principale, la Juventus, una stagione negativa può capitare a tutti, e un giocatore del genere corteggiato dal Napoli, chiamato dal Napoli nel momento in cui il Napoli sta iniziando un nuovo ciclo per tornare, insomma, a risalire la classifica già dall'anno prossimo, io non credo che Boga direbbe di no al Napoli, anzi, e lo abbiamo, come giustamente ricordavi tu, sentito proprio dalle dirette parole della gente più volte ai nostri microfoni. Ci chiedono di Meretta all'Inter. No, al momento non mi risulta di Meretta all'Inter. È ovvio che l'Inter si sta muovendo per cercare Handanovic. Però la ricerca c'è. Poi in questo momento, diciamo, da quello che sappiamo noi, il Napoli è più orientato a cedere Ospina che a cedere Meret. Punto primo. Punto secondo, il contratto di Meret è in scadenza nel 2023. Quindi, qualora l'Inter davvero volesse accaparrarsi il portiere friulano in questo momento, dovrebbe sborsare una cifra molto molto importante. Non sappiamo ancora se a sua volta Federico Pastorello, che ne fa gli interessi, è intenzionato a sedersi a un tavolo e quindi evidentemente a continuare il progetto con il Napoli. Sappiamo che in questo momento ci vorrà una bella somma di denaro per strappare Meretta agli azzurri, come diceva poc'anzi Riccardo, e lui è quello il profilo individuato da Giuntoli, da De Laurentiis, per il futuro, o almeno per una grandissima, tra virgolette, monetizzazione, per un grandissimo guadagno, e quindi come dire, per il momento non se ne parla, nel senso che è una trattativa che va imbastita. Poi vi aggiorneremo chiaramente con tutti quelli che saranno gli successivi sviluppi. Ci fanno la stessa domanda, però ci chiedono di Mertens adesso. Ebbene, abbiamo quindi parlato dell'Inter. Sì, è una delle opzioni. Facciamo un recap, va. Allora, c'è Dries Mertens, c'è la scrivania di Francis Steen, il suo avvocato, arrivano le proposte del Napoli, arriva quella del Monaco, arriva quella dell'Inter. In questo momento quella più allettante qual è? Per Mertens è sempre quella del Napoli. Quella del Monaco è quella più ricca, l'Inter ha iniziato i primi sondaggi anche tramite Lukaku, però non è così avanti rispetto a come si legge in giro sul web. In realtà Mertens aspetta ancora la proposta vera e propria del Napoli, che arriverà a breve, insomma, quello ufficiale, ve ne abbiamo parlato già nelle scorse ore. Sarà una proposta da 4,5 di parte fissa più 1 milione di bonus facilmente raggiungibili per un biennale, quindi sarebbero 5,5 milioni all'anno per Dries Mertens, più un bonus di 1 milione alla firma. È un'offerta, secondo me, molto importante quella che Aurelio De Laurentiis si sta preparando ad offrire a Mertens e al suo entourage, perché comunque si avvicina in un certo qual senso a quelle che erano le richieste del giocatore, che voleva 5 milioni all'anno per un triennale, quindi qua c'è differenza di un anno sulla durata del contratto, e soprattutto la grande differenza resta quella del bonus alla firma, perché Mertens chiede 5 milioni, mentre il Napoli non si muove dal milione, anche se i 5,5 di ingaggio totale comprensivi bonus sono superiori a quelli chiesti da Mertens. Quindi il Napoli, che sta provando a fare anche un pochino il gioco delle parti per provare a colmare questo tagliando da un lato, sì, provando a metterla sull'altro, magari a spalmare, no, quello ripeto, che sarebbe... la mia sensazione è che alla fine Mertens rinnoverà con il Napoli, poi magari è una sensazione sbagliata, non si troverà un accordo, il giocatore si impunterà. Tra le due ti sbilanci di più verso il rinnovo, in questo momento è importante, secondo me, alla fine, perché è un calciatore in scadenza. Sì, alla fine c'è la volontà di entrambe le squadre, perché un giocatore che non vuole rinnovare non le ascolta neanche queste offerte. Una squadra che sa di volerlo perdere a zero non le fa neanche queste offerte. Invece, a giugno scade il contratto, siamo praticamente quasi a marzo, il Napoli continua a trattare per Mertens, Mertens continua a aspettare il Napoli. Barrilete cosmico, ultima domanda, poi ci fermiamo. Barrilete cosmico, che planeta veniste! Bellissimo soprannome. Avete conferme sulla notizia riguardo gli sponsor senza sfondo sulle maglie per la prossima stagione?
Se ne parla, se ne parla. È un'idea, in Premier League è già realtà, adesso se non vado errato anche nella stessa sarebbe Liga. Sarebbe bellissimo vedere. Sarebbe molto più bello. Sulla maglia Napoli, lo sai, a me la maglia Napoli in generale piace. Bella, limpida, assoluta. Allora, Lete ormai sta accompagnando il Napoli. Ci abbiamo fatto l'occhio. Da tantissimi anni, però a me quella chiazza rossa in petto non mi è mai andata troppo giù, hai capito? Stona sempre un pochino. Vedere invece semplicemente il contorno adagiarsi sulla maglia sarebbe meraviglioso, la comprerei una maglia del genere, a prescindere, anche se quella di quest'anno a me non è che mi fa impazzire con tutto quel bianco sulle spalle, però una maglia del genere senza una chiazza rossa in petto. Solo se ne sta parlando, ragazzi, se ne sta parlando negli altri campionati, è già realtà, probabilmente lo diventerà anche in Italia. Piccola estate di pausa, torniamo tra pochissimo. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Torniamo in diretta qui a Calcio Napoli 24 Live, dando il buon pomeriggio in collegamento telefonico, credo che sia già pronto, Gabriele Manzo di RTL 102.5. Ciao Gabriele. Confermo, buon pomeriggio. Come stai? Ciao Gabriele. Non c'è bene, voi? No, c'è male, no, a parte scherzi. C'è veleno in realtà, dice Gattuso, o meglio serve. È un discorso soprattutto motivazionale quello che fa Gattuso secondo te, soprattutto se è un discorso soprattutto motivazionale quello che serve alla squadra in questo momento? Beh, che serva non c'è dubbio, lo dimostrano i risultati insomma che arrivano, ma che hanno conosciuto per esempio la pausa della sconfitta interna contro il Lecce, insomma. Lui ha cominciato parlando di sangue, adesso ha alzato il livello perché il veleno ci vuole, insomma bisogna reagire, bisogna essere rabbiosi, bisogna insomma in qualche maniera combattere con questo calcio italiano che per molti versi è lieto della defaillance momentanea del Napoli, perché quello che è più antipatico in questo momento è che tutti dicevano vabbè, ma questo Napoli adesso è la fine di un ciclo, chissà quanto tempo ci metterà a tornare in alto, torniamo subito in alto con un po' di veleno. Ecco, io evito e ho deciso di evitare domande sul Barcellona fin quando non sappiamo il risultato di Brescia-Napoli, perché in questo momento, come detto proprio dallo stesso Gattuso, in questo momento la finale è quella della gara contro le rondinelle. E in tal senso ti voglio chiedere, caro Gabriele, visto che abbiamo visto un Napoli diverso nelle ultime, soprattutto due uscite, un Napoli con un baricentro un po' più basso, attento a non prenderle piuttosto che a offendere, contro il Brescia, che tipologia di partita ti aspetti? Perché il Brescia non è quella squadra che attacca sprombattuto e quindi costringe il Napoli a tenere il baricentro basso e per colpire in contropiede. Qui sarà un Napoli che dovrà anche, in un certo senso, cambiare questa nuova filosofia di gioco. Beh sì, io credo che il Napoli possa cercare di giocare un pochino più avanti rispetto a come ha fatto per esempio con l'Inter in Coppa Italia, insomma. E con lo stesso Cagliari. Meno, sì, col Cagliari appunto, nel primo tempo è stato molto basso il Napoli. Esatto. Sì, sì, però ha fruttato questo atteggiamento. Non mi sento di escludere poi che, visto che il Brescia comunque deve vincere, cioè, anche se magari insomma, non ha caratteristiche di squadra che costruisce tanto gioco, insomma. Adesso bisogna vedere che cosa propone di nuovo Lopez, ma insomma, con Corini il gioco ogni tanto si vedeva, insomma, il Brescia era abbastanza propositivo. Insomma. Io credo che Cellino, e spero, abbia sbagliato a fare questo ennesimo cambio di tecnica, perché poi insomma, diciamo, la rosa del Brescia seguiva quasi compatta Corini. Ho visto per caso ampi spezzoni delle partite del Brescia ultime e il problema è il Napoli, cioè se il Napoli ha un po' di veleno e gioca azzeccando l'atteggiamento, diciamo, e la tattica, portiamo via i tre punti. Poi se si fanno altri errori, come purtroppo si sono fatti spesso in questa stagione, allora il risultato torna in bilico. Gabriele, ma in questo momento una considerazione di ordine tattico, in questo atteggiamento difensivo di cui parlavamo e che chiaramente va sostenuto, va elogiato in un certo qual modo, Elmas sì, è imprescindibile in quella posizione, vale a dire una sorta di jolly che chiaramente dà sprint a qualità importanti per la fase offensiva, ma abbiamo visto può fare tanto anche per quanto riguarda quella difensiva. Ma sì, i giocatori che in questo momento danno maggiore equilibrio al Napoli, l'abbiamo scoperto subito, sono Demme e poi Elmas, perché Elmas effettivamente in quella posizione ha dato un po' di equilibrio, copre un po' di più una fascia che poi insomma, i problemi del Napoli si sono sviluppati in questi anni soprattutto sulle fasce, insomma. C'è da insomma, ritenersi fortunati che Isai si è fatto trovare pronto, che Mario Rui insomma, ha fatto salire il suo rendimento proprio nel momento diciamo, più difficile della squadra. Insomma. Adesso c'è da recuperare bene Koulibaly, metterlo in campo solamente quando sarà in grado di essere all'altezza della sua fama. Insomma. Sì, Elmas, per tornare sulla tua domanda, effettivamente io addirittura me lo aspetto anche a Brescia, poi posso sbagliare.
No, in realtà tutto porterebbe a pensare questo, poi anche lo stesso Gattuso ci ha abituato a delle sorprese, proprio se non altro questa configurazione con questo piccolo nuovo ruolo per Elmas. Ultima considerazione per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore invece, Gabriele, perché questa alternanza Meret-Ospina sta producendo forse anche delle conseguenze dal punto di vista, diciamo così, del mercato. Sentiamo di un interessamento sempre più pressante, evidentemente, dell'Inter alla ricerca di un Vici Handanovic. Sono discorsi chiaramente embrionali, si intersecano quindi quelli che possono essere ragionamenti legati al mercato e quelli legati al campo, se davvero serva nel calcio moderno questa alternanza dei portieri, così come sostiene qualcuno, oppure la cara vecchia scuola non si abbandona mai, vale a dire il titolare è uno, l'altro gioca le coppe. Ma sai, in queste cose poi è vero tutto e il contrario di tutto. Io credo che poi sotto il profilo contrattuale, siccome il Napoli e Meret stanno parlando del rinnovo contrattuale, tutte le considerazioni siano, insomma, da tenere in conto proprio per questo tipo di discorso che c'è. Meret naturalmente è proiettato verso un grande futuro, vuole continuare a essere un portiere dell'orbita della nazionale, ma se non gli dà questa visibilità il Napoli, chi gliela dà? L'Inter che lo mette dietro Handanovic, la Roma che è un progetto che non si sa qual è? Sa, secondo me il ragazzo dovrebbe rifletterci e restare a Napoli, perché il Napoli è vero che in questo momento è un momento di difficoltà, ma se riesce, insomma, a risolvere tutte queste contraddizioni, i contratti da rinnovare, le multe, non le multe, insomma è una squadra che può tornare in alto presto. Il discorso penso sia anche legato, no, un po' al progetto proprio Napoli, no, Gabriele, nel senso un Napoli che rassicura Meret, rassicura lo stesso Pastorello che chiaramente lo rappresenta, sulla progettualità, vale dire sulla voglia di ritornare da subito a competere almeno per i traguardi importanti, e un Napoli che chiaramente si tiene Meret, altrimenti evidentemente molti calciatori, non soltanto Meret ma anche tanti altri, faranno le dovute considerazioni, anche perché chi sta arrivando non mi si dica che non viene considerato, no? In questo momento si è passati in pochi mesi da, non parlo di nomi, parlo di stipendi, da calciatori che guadagnano 4 e mezzo all'anno a calciatori che guadagnano a stento 2 milioni all'anno. Sì, ma sai, il Napoli è salito nel corso degli anni, in questi anni lo abbiamo visto, insomma, con calciatori che De Laurentiis si è voluto trattenere a tutti i costi, insomma, alzandogli lo stipendio, tipo Hamsik, 11 anni con noi, insomma, l'esempio è quello. E poi comunque questa situazione di stipendi un po' più bassi è comunque applicata a calciatori che hanno animo, che hanno voglia, e secondo me questa è la strada che deve, insomma, praticare il Napoli, perché a meno di incredibili situazioni tu oggi non puoi comprare calciatori veramente top per portarli al Napoli. Devi comprare ragazzi che hanno voglia di vestire questa maglia, che vogliono crescere in questa situazione. E poi il Napoli in questo momento c'ha anche un bell'alleato, no? Per esempio per il rinnovo di Mertens o di Caglion. È brutto dirlo, ma il coronavirus, insomma, sconsiglia ad andare in Cina, quindi che prospettive ci sono? No, poi tra l'altro poi anche la Cina si sta un attimo, come dire, calmando, va, diciamo così, hanno provato a mettersi anche loro da soli una sorta di fair play finanziario. Sì, quindi... sì, certo. E a proposito di fair play finanziario, diventa difficile andare in Inghilterra, perché io ho la sensazione che dopo il City arriveranno altre mazzolate verso qualche altro club di vertice inglese. Quindi insomma, diciamo, la politica del Napoli può essere favorita in questo momento, noi non dobbiamo prenderci in giro, perché se abbiamo preso Rachmani, se abbiamo preso Petagna, se gli ingaggi sono quelli lì, c'è una sorta di ridimensionamento del monte ingaggi, ma non vuol dire che il risultato... No. Certo, per arrivare a certi livelli devi comunque spendere tanto, però vorrei ricordare appunto che per esempio il Verona, spendendo neanche 2 milioni di euro, ha fatto una squadra che è lì. Cioè, quindi insomma, i risultati sportivi si possono ottenere in tante maniere, insomma. Poi per vincere veramente bisogna andare oltre, insomma. Staremo a vedere. Per il momento grazie mille Gabriele, un abbraccio.
Grazie a voi, buona giornata. Un saluto a Gabriele Manzo di RTL 102.5. Continuiamo con quelli che sono gli ospiti in scaletta. Va fatto un plauso, per esempio, quando poi chiaramente si sentono storie. Finalmente si sentono storie, perché il discorso legato al famoso fair play finanziario che si pensava valesse solo per i Napoli, alla fine si vede che non è così, no? Un po' di tempo ci vuole. Per fortuna. Un po' di tempo ci vuole, però poi alla fine un po' tutti i nodi vengono al pettine. E il Napoli è comunque stata una delle squadre sempre attente a questo aspetto. Sai, anche la Juventus potrebbe finire sotto questa scure. Perché? Perché? 31 milioni all'anno a Ronaldo, come glieli paghi? No, al di là di questo, praticamente il Manchester City che cosa ha fatto? Ha instaurato, è andato a produrre nel proprio bilancio dei ricavi da sponsorizzazioni da società interne al gruppo dello stesso Sheikh Mansour. Ma questo hanno sfruttato un regolamento, la parte grigia del regolamento, diciamo così, il fair play. Manco tanto grigia, nel senso che era una forzatura palese ai più e che chiaramente è stata adesso, insomma, notata. Infatti occhio anche al Paris Saint Germain in tal senso. A Paris Saint Germain, alla stessa Juventus, sulle maglie della Juve c'è scritto GIP, il gruppo è lo stesso. bisogna là parametrare il discorso al famoso fair value, vale a dire lo studio di settore, e chiaramente alla percentuale di quanto questa sponsorizzazione vada ad influire poi sulla enormità, ecco, del bilancio. Però insomma, prendiamoci adesso. Quante ne sai? Quante ne stiamo dicendo? Abbiamo studiato, ragazzi. Buon pomeriggio. A proposito, il prossimo ospite, possiamo fare un discorso a 360 gradi, dall'Inghilterra all'Italia. Buon pomeriggio a Carlo Iacomuzzi. Direttore, come stai? Bene, tutto bene. A voi e gli ascoltatori. Tutto bene, direttore, grazie. E allora, in Inghilterra è una sorta di maremoto quello che ha provocato il comunicato dell'UEFA. Anche le altre squadre, le big inglesi, stanno avendo un po' paura di questo fair play che va a colpire anche la Premier League. Finora una sorta di isola felice anche sotto questo punto di vista, visti i grandissimi ricavi. Sicuramente adesso influirà molto sugli sviluppi poi dei prossimi mercati, a parte il fatto che il Manchester City era a conoscenza da un anno e mezzo, due anni. di questa indagine fatta dall'UEFA, quindi è una cosa abbastanza vecchia, è cosa forse che dovevano essere già preparati. Probabilmente loro faranno ricorso e vedranno di limare un po' le cose, perché mi sembra una penalizzazione un po' forte, un po' troppo forte per un grosso club che ha investito tanto e che immette sul mercato europeo tanti soldi, perché questa dobbiamo anche calcolarlo, perché non è una squadretta qualsiasi. E paga molto bene i giocatori, paga tanto le società, quindi il movimento che produce nell'economia del football europeo può incidere molto, anche perché poi limiterà poi tutto il resto del movimento britannico con la Brexit, che probabilmente ridurrà anche il numero degli stranieri in lista, e bisogna fare attenzione perché potrebbe influire poi su tutto quello che è il panorama economico, parliamo, non tecnico, parliamo del panorama economico del football in Europa. E beh, effettivamente ci si attende, ecco, degli sviluppi interessanti sotto questo punto di vista, a partire proprio da quella che qualcuno immagina possa essere una sorta di diaspora, no? Che potrebbe caratterizzare il Manchester City, a partire dallo stesso Pep Guardiola. Lui ci ha tenuto a rassicurare tutti, gli stessi campioni dei Citizens hanno detto, insomma, anche in quarta divisione restiamo qui, staremo a vedere poi quando le decisioni diverranno ufficiali. Tornando al Napoli, direttore, invece le ultime uscite, l'ultima in particolar modo contro il Cagliari, ha costituito uno spunto di positività interessante per quello che è il nuovo progetto azzurro. Ti piace questo Napoli come sta venendo fuori? Un tantinello così, senza voler offendere nessuno, anzi a me piace molto, un tantinello più provinciale? Ma sicuramente a me piace anche perché danno possibilità a diversi tipi di giocatori a cimentarsi a certi livelli. Però mettiamo i puntini sulle i. Vogliamo vincere il campionato, fare la guerra a Inter e Napoli, a Inter e Juventus, o vogliamo stare a livello di Europa League? Esatto. Perché, signori miei, per battere Inter e Juventus, che vanno a prendere giocatori di livello alto,
già sperimentati in Champions, in Europa League, in campionati esteri di certi livelli. Noi non possiamo pensare che Napoli vada a competere con questi giocatori, ma tanto di cappello, ma ci vorranno 2-3 anni che raggiungano l'esperienza e la possibilità di esprimersi a questi livelli. Sicuramente Gattuso ha tante qualità, gli può dare carica, gli può dare esperienza, perché lui ha vissuto 700 di quante ne ha vinte, non so quante ne ha vinte Gattuso, tanto di cappello alla sua carriera. Però, signori miei, per competere su queste basi, poi soltanto in Italia, ho parlato di Juventus-Inter, ma poi dobbiamo metterci a paragonarci con Madrid-Barcellona, l'Atalanta stessa, Paris Saint-Germain, Dortmund, inglesi. Mi sembra un po', cioè, riduttivo, ma non per il valore dei giocatori, per l'immediato inserimento dei giocatori a questi livelli. Ecco, quello è il mio dubbio. Certo, questa è anche, diciamo, una valutazione un po' più generale su quello proprio che la struttura della, nel giro, della società. Adesso per dire il Kumbulla, l'altro Ramadani no, già perché ha già 25-26 sì, anni, sì, ma il Kumbulla, l'Amrabat o giocatori Fabian e gli altri giocatori in 2 anni arrivano a certi livelli se matureranno come noi speriamo, perché è come loro ci fanno vedere. Però ci vogliono questi 2 anni, e in questi 2 anni cosa facciamo? No, sono d'accordissimo, ma no. Che facciamo in questi anni? E questo è il problema. Il Napoli ormai è arrivato lì. No, anche perché si è creato in questo momento un'aspettativa generale molto più alta, soprattutto nel pubblico, negli addetti ai lavori. Quindi è ovvio che è un po' un cane che si morde la coda in questo momento, però storicamente il Napoli è proprio quello che ha detto lei, vale a dire comprare giocatori a poco prezzo, tra virgolette, futuribili campioni, e aspettare che esplodano per poi eventualmente rivenderli. È sempre stata questa la strategia. L'unica volta che non sono andate così le cose è cominciata la crisi. Sì, cioè, quando sono arrivati i giocatori già pronti, ma a quando sono arrivati Manolas... Esatto. Insomma, A proposito di crisi e di... A questo punto Carlo Ancelotti, altro che crisi all'Everton, ha fatto uscire fuori dalla crisi l'Everton, che si dice da quelle parti, direttore, perché insomma è già entrato nel cuore dei tifosi di Toffis. E dopo il Liverpool in questo momento per medio punti c'è solo l'Everton di Ancelotti. Sicuramente, ma perché Ancelotti è arrivato in Inghilterra, ha fatto le cose semplici nel calcio inglese, senza tanti trucchi, tante sollecitazioni, tante ammennicoli vari, ha messo i giocatori nel posto loro e li ha fatti giocare nella maniera in cui si gioca in Inghilterra e soprattutto in squadre inglesi tipiche come Everton, non come Chelsea, Arsenal o Manchester City, dove è il calcio più europeo, ma Everton è come Newcastle, come Southampton, dove si gioca calcio UK, no? E i risultati vengono mettendoli dando la giusta confidenza ai giocatori che sono di buon livello, e si compete, e competono con tutti, e sul campo si... E magari lo spettacolo non è quello che uno si aspettava, che vedeva giocare il Napoli, vedeva giocare il Real Madrid, vedeva giocare il Milan, però lo spettacolo è quello che vuole l'Inghilterra, li vogliono gli inglesi, questa carica di animosità, di densità, di intensità che gli altri calci non hanno. E lui si è adeguato e ha messo la squadra in queste condizioni, dandogli fiducia, e ha ottenuto i risultati. Mister, ma l'ha visto il mister di recente? No. No, non l'ho ancora visto, perché non sono ancora andato su, perché noi lavoriamo qui e penso che nel prossimo mese avremo la riunione e penso che lo incontrerò. Come sta lavorando Carlo Ancelotti all'Everton? Mi spiego meglio, sta vestendo i panni del classico manager alla inglese o insomma sta pensando innanzitutto in questo momento agli aspetti di campo, va, diciamo così? Campo, in questo momento fa campo. Guardate soltanto la soluzione, lui è arrivato, tutti parlavano che l'Everton doveva comprare tutto il mondo, lui d'accordo con la società, d'accordo col direttore generale nostro tecnico, con Marcel Brand e tutti, ha ricostruito la squadra e l'ha fatta giocare senza innesti, senza niente, dando grande vitalità ai singoli. Che lì è stato bravissimo, in poco tempo è riuscito a dare una convinzione al gruppo notevole. No, la domanda era anche perché sentiamo di quelli che sono degli interessi, no, da parte
delle big di Premier League per due calciatori che piacciono anche allo stesso Brands, direttore. E sto parlando di Irving Lozano e dello stesso Haaland. Questo io non lo so, perché dovete chiederlo ai grandi capi. Perché si è espresso più volte favorevolmente su questi calciatori, perciò allora mi interrogavo sul ruolo di Ancelotti in questo momento. Ah, può darsi che lui con il Master Brand saranno loro due che decideranno il futuro mercato. Quindi lasciamoli lavorare, noi lavoriamo per portare notizie e situazioni che si vengono a fare, poi chi tirerà le file sono loro che sanno già bene, sono già ben esperti, non abbiamo da insegnare niente a questi signori che hanno già vinto tutto e sanno come fare mercato. Direttore, però che idea si è fatto allora di questi due calciatori in quest'ultimo periodo? Lozano non sta giocando tantissimo, dobbiamo dirlo, insomma, quindi magari sarà stato anche complicato, però Haaland per esempio sta avendo un vissuto particolare. Strano, stranissimo, perché secondo me è un giocatore di grande presenza, di grande qualità, anche nel gruppo mi sembra che sia sempre stato uno trainante, non si è mai tolto dalle critiche e dagli applausi, ma è sempre stato in mezzo al gruppo con grande personalità. E Lozano ci vuole tempo come tutte le cose, tante volte uno è arrivato ma non è partito bene, dategli tempo che capisca il calcio, che capisca la lingua, che capisca il modo di mangiare, il modo di allenarsi, che non è facile di punto in bianco cambiarlo e sicuramente poi dimostrare qualità che ha dimostrato in Olanda, perché se no non sarebbe arrivato a questi livelli. Tutto chiaro, direttore, sempre un grandissimo piacere poter parlare con lei. Grazie, direttore, anche alla prossima. Anche da parte mia, auguri a tutti, a presto, arrivederci. Un abbraccio ed un saluto al direttore Carlo Iacomuzzi, osservatore, no? Sì. Diciamo consulente per il mercato per l'Everton. Non si sbilancia. Non si sbilancia mai il direttore, però ha detto... Però Massimo faccio dei report. Secondo me lo sentiremo spesso la prossima estate, te la metto così, va? No, anche secondo me, proprio per questi due calciatori, anche perché, caro... E te ne dico un altro, attenzione, perché in passato... Poi te ne dico un'altra io. No, dicevo, in passato, attenzione, perché anche Milik rientrò in quello che erano alcuni discorsi con l'Everton. Se Milik non rinnova, secondo me Toffist un altro pensierino sul polacco. Ma allora, Brands o Brands, insomma, come dice Iago Muzzi, come dire, viene dall'Olanda, giusto? Viene dal calcio olandese. Ed ha degli ottimi, quindi Milik conosce molto bene, Lozano lo conosce molto bene e soprattutto conosce molto bene Mino Raiola, che gli ha portato Ken quest'anno e che chiaramente insomma ha un rapporto appunto privilegiato con quello che è il direttore generale dell'Everton e che potrebbe farlo valere, chiaramente insomma ce ne andiamo per un'ipotesi anche per quanto riguarda lo stesso messicano. Bravo. Mi piace. Come no. Tra un po' andiamo in redazione, il report non è diciamo ancora che arrivato. Tutto fila, va. Diciamo, diciamo così. Che logicamente diciamo fila, che logicamente poi magari insomma staremo a vedere, anche perché il calcio ha una logica che la logica non conosce a volte, cioè non sempre 2 più 2 fa 4 nel calcio, anzi. Secondo me ci stiamo muovendo bene, ecco, per dirla così, poi... Magari questo argomento lo trattiamo tra qualche mese in maniera più approfondita. Prendiamo qualche altro messaggio prima di tornare in redazione. Ancelotti all'Everton ha messo i giocatori nel loro ruolo, scrive Salvatore Falanga. A Napoli voleva sperimentare cose strane. Sì. Vero, ma non, niente da aggiungere. Zilinski, Napoli davanti alla difesa. Napoli si è sperimentato troppo. Lozano seconda punta, spalle alla porta. Vero, è andato in confusione Ancelotti, inutile proprio nasconderlo, è andato in confusione. Cioè, anzi, guardarlo adesso andare bene all'Everton fa ancora più capire come in realtà a Napoli abbia sbagliato Ancelotti molte volte. Resta un grande allenatore qui a Napoli, purtroppo ci ha capito poco e nulla, e soprattutto nell'ultimo periodo, mi ricordo da Liverpool in poi, ma Liverpool dell'anno prima, quando si è uscito in Champions con la sconfitta proprio di Anfield Road, da lì in poi non ci ha capito veramente nulla. Carlo Ancelotti è andato in confusione, diciamo che anche il mercato estivo è stato confusionario perché è stato un ottimo mercato di nomi, ma incompleto, e continuiamo a dirlo perché non ha rispecchiato quello che era proprio l'idea calcistica che voleva apporre Ancelotti a questo Napoli. Da lì poi è un po' come
la teoria del piano inclinato, sostanzialmente, quando la pallina parte non la fermi più, e il risultato è stato quello: l'esonero invece è andato pronti via all'Everton, si è trovato subito a suo agio e i risultati lo dimostrano. L'abbiamo invocato, ecco, vedi, puntuale, verso l'1 e 30 arriva già sempre il report dell'allenamento. Ma già forse, lo sapevi. Forse giochicchiamo, chi lo sa. Chiediamo le ultime dalla nostra redazione, da Claudio Russo. Ciao Claudio. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Claudio, è arrivato il report in questi istanti, Koulibaly e Llorente influenzati, palestra per lo stesso El Cid Yousai, mentre Arkadiusz Milik ha saltato la partitina finale. Chiaramente è possibile leggere il report nella sua interezza su calcionavoli24.it. A te chiedo, a questo punto, se possiamo già più o meno configurare una sorta di probabile formazione, visto che non si gioca di domenica, si gioca venerdì, 2-3 giorni ci siamo. Esattamente, proprio perché si gioca venerdì, io credo che si tenterà di far rientrare i calciatori in questo momento acciaccati con tranquillità, anche magari facendogli evitare il match contro il Brescia, in modo da tenerli poi al 100% contro il Barcellona, che è veramente una partita molto importante per la Champions, magari non per gli equilibri della stagione azzurra. Quindi immaginare che Milik possa magari saltare ancora il match contro il Brescia non è da escludere, o quantomeno non possa partire dal primo minuto, così come Koulibaly e Llorente, per i quali si dubito possano essere rischiati contro il Brescia, anche perché almeno in difesa Manolas e Maximovic hanno dimostrato di poter far bene assieme nell'ultimo match, così come ovviamente in attacco Dries Mertens è a meno uno da Marek Hamsik in testa alla classifica dei capocannonieri all time del Napoli, e contro il Brescia avrà già magari il primo match point per agguantare il primo posto e magari andarsene via in solitaria dal 122esimo gol in poi. Sono delle scelte che ovviamente Gattuso dovrà valutare assieme alla squadra, e la curiosità magari è capire se Allan in settimana si allenerà come vuole Gattuso, e quindi magari ci sarà il suo rientro, il suo reintegro in rosa, che sia da titolare oppure in panchina, oppure se il brasiliano perseguirà una linea difficile da immaginare, anche abbastanza autolesionistica, di continuare ad allenarsi, a camminare come lo ha definito Gattuso. Claudio, ti giro una domanda di uno dei nostri utenti. Prima leggevo tra le varie considerazioni, ma Fernando Llorente che fine ha fatto? Ecco, Fernando Llorente, diciamo che è capitato nel posto sbagliato al momento sbagliato, nel senso, per come gioca Gennaro Gattuso, la prima punta deve essere mobile, deve essere agile, anche se ha un fisico importante, definiamolo così, e prendo come spunto quello di Arkadiusz Milik, che nonostante sia alto quasi 1,90 m, comunque fa dell'agilità una delle sue doti principali, e ovviamente dal punto di vista tecnico Dries Mertens non si discute. Fernando Llorente nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso, che prevede che la prima punta possa essere anche abbastanza mobile, anche magari per andarsi a riprendere il pallone e smistarlo ai compagni di squadra, non ha in questo momento le doti adatte per dare un contributo importante, o quantomeno quello che si aspetta Gennaro Gattuso. Quindi da qui si spiegano i pochissimi minuti che ha avuto Llorente, così come li ha avuti anche Irving Lozano. Gattuso non se l'è dimenticato in conferenza stampa prima dell'ultimo match a Castelvolturno, quando ha specificato che per la professionalità, per il suo atteggiamento anche in allenamento, dovrebbe meritare un maggiore minutaggio. Però poi dall'altra parte c'è un'economia di squadra, c'è un'economia di campionato che vede in questo momento Mertens e Milik dividersi il posto da titolare con risultati egregi. È normale che poi, se l'attaccante centrale è uno e le alternative sono tre, non si può accontentare chiunque, ed uno dei tre, e in questo caso Llorente, è un po' più scontento perché il suo minutaggio è davvero striminzito. È un'alternativa tattica che in questo momento Gattuso non sembra farci tanto affidamento. Un'alternativa che praticamente sembra quasi non esistere in questo momento, visto che chiede altro il tecnico calabrese. Grazie mille Claudio. A voi. Ciao Claudio. Un saluto a Claudio Russo dalla redazione di calcionavoli24.it. Ci prendiamo un altro piccolissimo istante di pausa, restate con noi, dopo parleremo anche della primavera azzurra, che nonostante il cambio della guida tecnica con Giuseppe Angelini non sta
riuscendo a risollevare le sorti della propria classifica. Un Napoli che va male in Serie A per quanto riguarda la prima squadra, ha quasi oscurato quello che è un vero e proprio fallimento per il momento della primavera azzurra, o che sarebbe in caso di retrocessione. Una squadra come il Napoli il rischio non è forte, può quest'anno permettersi di avere una formazione primavera nel secondo campionato di categoria. Restate con noi, a tra poco. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Mai più senza Calcio Napoli 24 TV, speriamo mai più senza brutte prestazioni come quella che ha caratterizzato, ieri la formazione primavera del Napoli contro l'Empoli, sconfitta interna per 1-3, situazione davvero complicata. Andiamo a vedere la classifica in questo momento, dopo approfondiremo in maniera ancora più importante tutti i vari temi legati al settore giovanile azzurro. Prego Emanuele Bernardo di seguirmi in questo momento, ed eccolo qua, il Napoli. Quindicesimo con 12 punti, soltanto una vittoria nelle ultime 5 gare, quindi come dire, bella complicata come situazione. C'è il Pescara tanto davanti a 15 e poi la Fiorentina a 9 punti, praticamente è già diventata una lotta a 3. No, ma neanche la corsa è sul Pescara. No, questo dico, cioè è soltanto una lotta a 3, basta. Sì, sì, Chievo, Napoli e Pescara, c'è poco da fare. Purtroppo spiace molto, sì. Perché come dicevi giustamente tu, una società come il Napoli non si può permettere una primavera del genere, un settore giovanile che purtroppo stenta a decollare tra strutture, tra vivaio, ma anche per la formazione dei giovani talenti, ma di cresciuti veri e propri. In tutte le giovanili del Napoli chi c'è? I giocatori più rappresentativi in questo momento della dico proprio cresciuti nel Napoli. I giocatori più rappresentativi di questa primavera sono tra l'altro giocatori arrivati quest'anno presi da fuori. Vrikis, Brakas, Mamas, Zedatka, l'attaccante Sgarbi, tra l'altro. Quale di questi viene veramente seguito dall'inizio fino alla primavera? Nessuno. Questo che cosa ti fa capire? Che è proprio il settore giovanile del Napoli che in questo momento non funziona e che dovrebbe invece subire un restyling profondo da parte della dirigenza partenopea. Io non so come andrà a finire, mi auguro che il Napoli riesca a salvarsi, ovviamente quest'anno è difficilissimo, però continuare ad andare avanti così, diciamo, claudicanti da qui ai prossimi anni, io lo trovo anche controproducente. O si riparte riazzerando quello che è proprio come si intende il settore giovanile,
Oppure, ripeto, così non ha molto senso portare avanti questo settore giovanile, che dovrebbe essere una realtà fondamentale per il Napoli. La più grande realtà. Viene fatto perché si deve fare. La più grande realtà. Brutto da dire, bruttissimo da dire. Quanti calciatori napoletani, e non solo, provincia ovviamente di Napoli, ma Campania in generale, sono protagonisti non solo nel campionato italiano, ma più in generale anche in Europa? Per quale motivo questi giocatori non sono passati per il Napoli? Ascoltiamo le parole di mister Beppe Angelini al termine della sconfitta proprio accaduta ieri pomeriggio allo stadio di Agnello di Frattamaggiore contro l'Empoli. Mister, in questo campionato è la quarta sconfitta che questa squadra subisce in rimonta. La situazione di vantaggio contro squadre in lotta alla salvezza, Sampdoria, Sassuolo, Lazio e oggi l'Empoli. Lei è arrivato da poco, quindi le altre tre non le ha vissute, però è un problema atletico, un problema mentale, di fiducia. Perché succede così? Un po' tutti i problemi, mentale, non so, può essere, penso più mentale che atletico, però evidentemente sono dei problemi, cioè, questo penso che sia sotto gli occhi di tutti. Purtroppo la situazione, i ragazzi non riescono a... Questa volta col Bologna siamo arrivati al 60esimo, questa volta siamo arrivati al 78esimo, 75esimo. Non riusciamo, come in questa situazione, come sbagli, ne fai degli errori, prendi gol, poi dopo i ragazzi purtroppo vanno tra virgolette in depressione, non so cosa succede. Stanno subendo oltre misura la situazione. Questa situazione qui. Questa era una partita che in una situazione normale si vince tranquillamente, perché al di là dei gol che abbiamo preso, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo avuto una marea di ripartenze, non so quanti fuorigiochi, quelle mancanze di lucidità, cioè se fosse stato il contrario ci avrebbero fatto molti più gol gli altri. Soffriamo proprio questa situazione, i ragazzi soffrono questa situazione. Sono ragazzi e quindi è difficile, però secondo me siamo migliorati, anche perché adesso non è che possiamo, dobbiamo giocare così, come abbiamo fatto il primo tempo, dopo il secondo tempo un po' ci siamo abbassati, ma è perché l'importanza del risultato diventa importante. Mister, magari sarebbe il caso, vista un po' anche la condizione psicologica della squadra, prendere un po' spunto anche dall'andamento della prima squadra, magari avere un atteggiamento più corto, più stretto, un po' più di intensità a centrocampo, così che i ragazzi avvertano meno responsabilità magari? Quello è certo, è quello che stiamo provando di fare, cioè cerchiamo di giocare con meno attaccanti, di essere, ripeto, per 70 fino al gol dell'1-1 abbiamo subito, ma non abbiamo avuto le occasioni, gliele abbiamo date noi, perché la squadra è stata solo che quando sono in difficoltà, poi boom, cioè, cadono, non so cosa gli succede. L'unica cosa che posso pensare è che soffrono il fatto di devi vincere, quando non vinci prendi gol dell'1-1, boom, ti crolla il mondo addosso e poi dopo prendi il 2-1 e 3-1. Purtroppo è questo, però l'obiettivo è questo, di fare una squadra più... Infatti oggi ho giocato praticamente con più difensori avevo, con i centrocampisti con caratteristiche che corrono. In una situazione normale la Briola non l'avrei tolto, ma una volta che non devi difenderti, non tieni più palla, è meglio mettere i giocatori che hanno più sostanza, più corso. Il concetto è quello, il problema è che avremo bisogno di una vittoria, questo è quello che diciamo tutti, quello che dicono tutti, e oggi siamo arrivati a 10-12 minuti da questa benedetta vittoria, e quindi dopo purtroppo niente, cioè, c'è poco da dire. Il tempo, cioè, per a me non piace giocare così, cioè, è scontato,
però è l'unico modo. Poi una volta che va in vantaggio ha maggior ragione, per cui abbiamo avuto tante ripartenze, quindi un po' più lucidi, se riesce a fare il secondo gol, però credo che questa squadra, se, senza prendere gol, se poche volte ci si riesce. Quindi evidentemente, cioè, io non è che è venuto Gesù. Quindi se prendono sempre gol, infatti a fine primo tempo ho detto ragazzi giochiamo per fare il secondo gol, giochiamo per fare il secondo gol, perché una volta se tu su una ripartenza vai il secondo gol, poi magari anche mentalmente riesci a gestire meglio la palla, riesci a fare, invece se stai lì e tutte le volte gli concedi campo e dovremmo andare in campo noi, purtroppo, e se è instaurato un meccanismo, una situazione, è difficile. Anche se, insomma, siamo a 3 punti sempre dal PSG, sono sempre stessi discorsi, però noi dobbiamo trovare quello che hai detto te, la compattezza, la... Poi anche i cambi molte volte, non sai mai i ragazzi come entrano, quello che entra bene, quello... soffrono molto la situazione, sentono molto... Mister, a proposito dei cambi, quando vedremo, avremo la possibilità di vedere Bosanai? Prossimamente. Ci avevo pensato anche di metterlo, però vi ripeto, avete visto Cioffi e Sgarbi che lavoro hanno fatto? Sì. Se metti giocatori che ancora che non fanno quel tipo di lavoro, la squadra soffre. E quindi uno ce lo possiamo anche permettere. Quello di Vrakas è soddisfatto? A Vrakas non ha avuto modo di... perché praticamente quando è entrato abbiamo preso quasi subito gol, quindi la partita è diventata complicata. Un'altra partita. Un'altra partita e non serviva più, l'avrei dovuto togliere. Quindi l'intento era metterlo dentro perché lui ha qualità tecniche e magari poteva mettere qualche palla per qualche ripartenza, tenere palla, prendere fallo. Però non siamo mai riusciti a dargli palla, mai riusciti. Poi ripeto, abbiamo preso gol e cambiato completamente la partita. Avrei dovuto cambiare completamente modo parecchi giocatori. Avrei dovuto cambiare. La tenuta dei difensori, cioè della proprio difensiva. Prima difensori, poi centrocampisti. Sul primo gol abbiamo fatto rimbalzare una palla a metà campo che non deve rimbalzare, poi abbiamo preso una palla sopra che non dobbiamo prendere. E rispetto alle altre partite ne abbiamo fatti meno di questi errori, però adesso sono talmente importanti i punti, le partite, che basta un errore e diventa di complicato. Quindi per riassumere, lei cercherà di raggiungere i play-out di rimessa anche sacrificando la qualità che c'è in attacco, perché... oggi stiamo commentando una partita che il Napoli aveva sbloccato, però quando poi si parte da 0-0 con tutti gli attaccanti che ci sono, i trequartisti, Vrakas... Infatti all'inizio, dall'inizio... L'idea qual è? L'idea è di giocare con 2/3 come abbiamo giocato oggi, e quelli che stanno meglio, quelli che vedo che stanno meglio, più mentalmente più che altro, perché sono tutti... Adesso giocare con tutti, a parte che una squadra già con 4 fa fatica, qualsiasi squadra. Ah, ma tutti no, ci mancherebbe, però come idea di gioco. Come idea di gioco, infatti c'era Sgarbi, Cioffi e la Brioli, che erano i tre, e infatti nel primo tempo non abbiamo concesso, abbiamo fatto dell'ingenuità noi, non so, l'uscita del portiere, queste cose qui, però il rammarico, e infatti l'ho detto a fine primo tempo, era che era una partita per come si era messa da chiudere, perché quando vai, cioè, riesci ad andare in vantaggio ti concedono delle praterie, ma in maniera proprio, cioè, senza dire, contro due ci sono capitati, contro Grichis, Zedalka, giocatori dove per caratteristiche possono essere devastanti, quindi, cioè, non si può andare 10 volte in fuorigioco. Cioè, ci ha fischiato 10 fuori gioco, vuol dire che abbiamo 2 mesi, Sgarbi, Cioffi, la Briola, Vrikis e Zedalka. Cioè, devi finire, devi fare il secondo, il terzo gol e poi dopo gestisci la partita. Invece non siamo riusciti a fare il secondo, il terzo gol,
perché se andiamo in campo e diciamo vinciamo 1-0 e teniamo il risultato, è impossibile. È difficile per tutte le squadre, ma per noi diventa ancora molto più difficile. Quindi dovremmo giocare, anche perché obiettivamente difensori, proprio difensori, ne abbiamo pochi. I due quinti erano due esterni offensivi. Se metto altri, cioè dietro ho rimasto tre difensori, giocavo con tre difensori, ho rischiato tantissimo, però era andata bene, nel senso che prima arrivato. Sì. No, dopo ho provato a mettere Mark, che era un po' che non giocavo, però è in difficoltà anche lui, perché la situazione è la cassa del 2002, quindi cioè, Mister, lei ha detto però che il problema è probabilmente più mentale. Adesso come si lavora per risolvere questa situazione dal punto di vista mentale? Secondo me bisognerebbe, tra virgolette, non dico pensare di essere già retrocessi, per quel no, però i ragazzi si devono liberare di questo peso. No, non è che una vittoria, dobbiamo trovare... cercare proprio di non guardare la classifica. Bravo. In alcun modo. Bravo, di non guardare la classifica. Cerchiamo di fare più punti di qui alla fine, cerchiamo di crescere, perché sono ragazzi fondamentalmente, cerchiamo di migliorare i difetti, cerchiamo di essere uniti, di allenarci bene, cerchiamo altre cose. Poi il risultato secondo me è una conseguenza. Magari ti viene la vittoria quando meno te l'aspetti, se pensi così. Se noi tutte le volte veniamo qui e diciamo oh, ragazzi vinciamo e arriviamo qua, becchiamo andiamo a fare il pescare, se vinciamo, questi non vincono, secondo me, perché oggi è proprio la dimostrazione palese, perché la partita ti si è messa bene, hai fatto gol, la squadra avversaria sì, premeva, ma non era una squadra avversaria, non era l'Inter, non era l'Atalanta, cioè si poteva gestire tranquillamente. Se non riesci, e i ragazzi hanno sentito proprio questa pressione, troppo, cioè sono ragazzi e quindi, non hanno, però non è che tu dici bisogna vincere. Per vincere bisogna fare le cose che ho detto prima, se no non vinci. E quindi bisogna fare marcia indietro, che è quello che ho lavorato da quando sono arrivato. Perché anche la vittoria di Torino, sì, abbiamo vinto anche non meritatamente, perché potevamo tranquillamente pareggiare. Però poi dopo col Bologna sbagli il gol dopo 12 minuti e boh, prendi il gol al 60esimo, stessa storia di oggi. E quindi è proprio un discorso di... L'unico modo che penso io è che loro non pensino più alla classifica. Ok ragazzi, cioè, cambiamo obiettivo, cerchiamo di... giocare con la testa sgombera. Sì. Quello che viene... Poi secondo me possiamo fare, ovviamente l'unica cosa che possiamo fare sono i playoff, quindi cioè, non è che possiamo raccontare che Gesù è morto di un raffreddore. E quindi il discorso è questo. Dispiace perché vedo anche i miei collaboratori, tutti, la gente, tutti vogliamo uscire da questa situazione, però purtroppo ormai ci siamo, dobbiamo gestire, perché conoscere i problemi e capire, quello ormai l'abbiamo capito tutti, dobbiamo trovare il modo per uscire, poi se no alla fine non conta niente, parlare non conta niente, mancano 11 partite, bisogna lavorare, bisogna aumentare l'intensità negli allenamenti ancora di più fin dove possiamo arrivare, bisogna cercare. E per loro secondo me comunque vada è un'esperienza molto ma molto formativa, forse di più che altre esperienze, perché molte volte da queste esperienze negative si prende spunto per poi migliorare, visto che dovranno andare a giocare con i grandi, con gli adulti, dovranno fare ancora questo campionato, quindi l'obiettivo è questo, loro devono cercare di cambiare l'obiettivo, cercare di migliorare se stessi, cercare di allenarsi al meglio,
ovviamente quando vai poi a giocare, vai a giocare per vincere, vai a giocare per non sbagliare, vai a giocare per vedere, per mettere in pratica tutto l'allenamento che fai. Il concetto è questo. Grazie mister. Queste le parole di mister Beppe Angelini, parliamone con Simone Scala, chi della redazione di Facciamoli24.it si impegna maggiormente per seguire la primavera. Ciao Simo! Ciao ragazzi, buon pomeriggio! Cosa sta succedendo al Napoli in questo momento? Quali sono i problemi maggiori di questa squadra secondo te? Cosa non sta succedendo a questa primavera del Napoli? Certo, i problemi sono stati tanti, quando c'è un esonero in corso di stagione, arriva un altro allenatore e il tempo scorre e il Napoli non conquista punti. Questo è il problema principale, che il Napoli non riesce più a vincere. Ieri era in vantaggio, è stato in vantaggio fino all'ottantesimo, poi una clamorosa rimonta dell'Empoli ha consegnato l'ennesima sconfitta al Napoli. È un fattore anche mentale, è un fattore tecnico, la squadra sta subendo l'assenza di Gianluca Gaetano, lo sto dicendo da inizio anno. Il Napoli ha perso un calciatore che l'anno scorso ti ha fatto 21 gol in campionato, quest'anno ormai è un calciatore di talento come Gianluca Gaetano e la società doveva quantomeno sostituirlo oppure quantomeno comprare dei calciatori importanti per la permanenza in primavera 1. Così, ma ci ripeti anche quelli che sono a questo punto i criteri, retrocessione, come si sviluppa la fase calda del campionato primavera che in questo momento ovviamente vede il Napoli purtroppo protagonista? Sì, le ultime due retrocedono automaticamente in primavera 2, la terz'ultima e la quart'ultima giocano il play-out, unica gara in casa della quart'ultima. E l'obiettivo del Napoli è quello di arrivare terz'ultimo per poi andarsi a giocare un play-out per cercare di conquistare la salvezza. E già il scorso anno Baronio fece bene, conquistò la salvezza con 3 giorni di anticipo, 2 anni fa invece, come vi ricordate, dovette retrocedere un as in primavera per far conquistare la salvezza la primavera. La vedo molto difficile, è un gruppo che mentalmente non c'è, segna poco, questo è un dato di fatto, il Napoli davvero segna troppo poco e subisce tanto, nonostante abbia un portiere che secondo me diventerà il futuro del Napoli, come Idrisiak, che anche ieri ha avuto qualche perplessità. Purtroppo ci sono tante disattenzioni, ieri 3 gol dell'Empoli, 2 erano errori palesi della difesa, che dei passaggi sbagliati, delle marcature perse, quindi è una squadra che non ritrova più se stessa e quindi davvero la permanenza la vedo difficile in questo campionato. È un peccato perché comunque una società o un club di Serie A come il Napoli, che ha sempre lottato per lo scudetto e sta da 10 anni in Europa, dovrebbe avere una primavera non dico alla pari della prima squadra, però quantomeno che possa comunque conquistare la permanenza in primavera 1. Riccardo Catapano prima sottolineava un aspetto importante: quanti calciatori in questa primavera 1 sono prodotti delle altre formazioni giovanili del Napoli e qual è la situazione anche delle altre formazioni giovanili del Napoli, Simo? Certo, ti dico, il problema è che il campionato primavera è diverso dai campionati di Under 15, Under 17, il Napoli Under 15 e Under 17 andrà a fare playoff. Quindi significa che c'è un ottimo bagaglio alle spalle della primavera, però anche quest'anno doveva essere così, perché lo scorso anno la classe 2002, che poi quest'anno deve giocare in primavera, era ritenuta una dei maggiori talenti, questi ragazzi 17enni che si accingevano in primavera, ma non è stato così. Se tu ti vai a vedere la formazione, ieri c'era solo Cioffi, che è un 2002, che giocava titolare, quindi questa è la problematica principale. Quindi possiamo parlare di Under 17, Under 15, il Napoli ha ottime squadre, il problema è quando fa il passaggio in primavera che non giochi più pari età perché c'è una differenza di 3 anni, perché quest'anno possono giocare 2000, 2001 e 2002 e un 2002 del Napoli fa molta difficoltà contro il 2000 di un'altra squadra, perché fisicamente le altre squadre hanno sempre dimostrato di poter dominare la squadra di Angelini. Tutto chiaro. Ciao Simo, grazie.
Ciao ragazzi, buon lavoro. Un abbraccio a Simone Scala di Calcio Napoli 24, appunto, colui che segue maggiormente la Primavera Azzurra. Non ci resta che aggiornarci anche e soprattutto su questo aspetto, visto che siamo giunti quest'oggi in chiusura, e quindi grazie innanzitutto a Riccardo Catapano. Grazie a te Vincenzo, a tutti i telespettatori, ci ritroviamo domani come di consueto alle 12. A domani con la regia di Emanuele Bernardo, ringraziando la redazione intervenuta quest'oggi con Claudio Russo. A domani puntuali alle 12 su Calciopoli 24 TV.